Presidenziale, è l'ammissibilità. Io inviterei tutti quanti anche a una riflessione sul fatto che probabilmente aveva più attinenza, e quindi inviterei alla rilettura l'ordine del giorno 47 o numero 7, come volete chiamarlo, perché mi pare veramente incredibile che questo Consiglio e il Presidente possano pensare che fattori di rischio di malattia non siano attinenti alla riforma sanitaria. A me fa ridere questa cosa, sinceramente. Arrivare ad affermare che fattori di rischio di malattia non sono attinenti insulta l'intelligenza umana. Scusate, almeno questo consentitemelo. Quindi in questo senso invito il Presidente alla rilettura. Aveva molto più senso dire, siccome abbiamo votato per andare avanti sulla legge, l'ordine del giorno numero 8, ma voglio dire, l'ordine del giorno numero 8 sembra interpretato dal Presidente come attinente, mentre non è attinente la prevenzione dei fattori di rischio di malattia. È interessantissimo come tipo di lettura, al di là della contestazione sulla modalità di procedere, sugli aspetti, come dire, ostruzionistici che sono criticabili da parte della maggioranza, ma andare a criticare diciamo Big Tobacco, Big Alcohol e il cibo spazzatura non sono attinenti alla salute, io credo sia una bestemmia scientifica e vi inviterei davvero a rileggerla questa cosa. Quindi se si impegna la Giunta in un ordine del giorno che è collegato alla riforma sanitaria a fare prevenzione su questi fattori, direi che è assolutamente pacifico, non attinente o fuori argomentazione. Quindi chiedo al Presidente di ripensarci e d'accogliere l'ordine del giorno, perché credo sia la cosa più ragionevole. Posso, accogliere l'idea di ridurre i tempi di presentazione, visto che mi sono stati tolti 3 minuti, ma mi bastano anche 2 minuti per descriverlo, perché c'era una parte a cui tenevo in maniera particolare, perché si parla anche delle malattie iatrogene attraverso Big Pharma, che è importante prenderle in considerazione. Quindi, diciamo, un certo numero di ordini del giorno hanno un elevato elemento contenutistico su cui si potrebbe anche riflettere, anche se poi si respingono. Quindi in questo senso vorrei sollecitare la Presidenza ad accoglierlo. Andando sull'8, io su cosa sul 7 mi sono già espresso, ho detto sull'8. Allora, Marras. Io dico che è una bestemmia. E lo ripeto. Va bene. Allora, Borghi. Non si sa se... Io ho chiesto la rilettura per il numero 7, eh.